Buongiorno Lob. Tu lo dicevo. Allora, dunque, Alin saluta. Buongiorno. C'è un po' di raffreddore, ma va bene. Allora, questi sono gli occhiali che mi ha regalato il mio amore. Anche se sono tondi, a me gli occhiali tondi non piacciono. Devo dire che questi non sono malvagi. Poi c'ho il mio super giacchetto della Telly Welly pecoroso, che è qualcosa di favoloso. E poi vi volevo far vedere questa, che l'ho presa alla The Zenith. Guardate qui, c'è cosa non è. E c'è quella pure con l'unicorno, delle bambine da 13 a 14 anni. Guardate come siamo fighi. Allora, che spazio arriva più succhiare so? Siamo in tram, ci abbiamo Ghezio Panezio e andiamo a fare un giro in città. Allora, la gente mi guarda malissimo. Dunque, stamattina mi sono svegliato. Dunque, stamani vi volevo fare un video. Allora, questo qui è l'ultimo rossetto della Kiko, quello dell'ultima collezione, che è un colore micidiale. Però è un rossetto. Ora io ci ho messo su la base, i denti così sembrano gialli ma in realtà sono neri. Ci ho messo la base, il primer, madonna ma non mi si vede, il primer per le labbra, vediamo quanto dura. Vi volevo fare la durata del rossetto, a parte che l'ho dato storto, cioè fa cagare. Amore, non possiamo dire parolacce, quindi per favore. Fa cagare perché non c'ho i pennelli, quindi non posso metterlo per bene. L'ho dovuto mettere col rossetto e quindi... Che c'ho nei denti? Sembrava un marrone. No, so marrone. Eh sì, te l'ho detto. Vabbò, ora mi sto lavando a randello 50 volte al giorno, vabbè. Comunque, vi volevo fare la durata di questo qui, visto che costa 10 euro di rossetto, gli venisse la diarrea, è perché c'ho queste. E però non la posso fare perché non c'ho il programma per attaccarvi video, quindi... Tuona, c'hai dei tuoni stamani? Comunque, io... un'altra cosa, poi ve la dirò, ho dei problemi di flautolenza, quindi se qualcuno di voi sa cosa posso fare, fatemi sapere, perché qui la situazione fa deleteria, visto come l'ho detto, flautolenza. Allora, comunque, vi volevo fare, oh dai, mi fate di sta cosa, allora, mi fate come se qui ci fosse 50 persone. Insomma, volevo fare la durata del rossetto, cioè me la mettevo ora e poi dopo arrivavo a pranzo e tutto e vi dicevo quanto durava. Perché questo bellissimo, caro rossetto costa 10,40 euro. E quindi però non lo posso fare perché non ho il programma, devo guardare il pallino. Camilla, benedetta, guarda il pallino. Oggi è uscito il sole però è calduccio, quindi ora me levo questa. Vi volevo dire una cosa molto molto seria. Ieri sera stavo guardando i video e per caso ho visto un video della Loffina in memoria di Valentina, ragazza rossetto. Cioè io questa cosa l'ho saputa adesso, cioè sono rimasta così, basita. Cioè io... boh, che ti devo dire, ma era, cioè, giovanissima, io boh, non lo so. Cioè io non so cosa è successo, ma ci sono rimasta di merda, veramente di merda. Quindi boh, io gli mando un bacio ovunque sia e basta, non voglio dire altro perché non voglio fare, non voglio essere indelicata. Ma va bene, vabbè, però su cosa ci sono male, cioè di merda. Io la seguivo pure, cioè boh. Vabbè. Ok, comunque. E niente. Comunque vabbè, niente, vi volevo soltanto far vedere questo. Bello, 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 bello. Ed è lo 05. Però ecco, non vi posso fare. Quindi non possiamo fare neanche il vlog. Perché in questo caso, cioè, non posso stare 3 ore col telefono così attaccata alla mano, andare a giro. Ma poi dovrei staccare.
Vabbè, non è che posso registrare in pullman, capito, tutto così. Quindi, cioè, non... Quindi non è che posso, boh, non lo so. E stavo cercando un programma con cui editare, ma non so sinceramente cosa usare, perché comunque prima usavo YouTube. Quindi, e niente. Basta, boh, mi sono depressa di sta cosa, la dovevo dire. E niente, dai, io vi saluto, cercherò di fare dei pezzettini, vediamo se poi riescono, insomma, a trovare un programma per editarli. Ora ci so, vi volevo dire una cosa. Stamane ho visto un video di Erichio, che la casa la di Erichioba, delle tinte labbra. Allora, io sono rimasta indietrissimo, cioè Clio ha fatto le tinte e io non l'ho nemmeno viste, cioè. E dove si comprano, fra parentesi, poi le tinte, amore, sono qui, le tinte di Mesauda, che sono uno spettacolo. Io ho guardato sul sito, bimbe, ma 15 euro una tinta? E che cazzarola, è tanto, Poi, invece una tinta, no, cioè sono uscite le tinte, due tinte della Essence, un nude e un petrolio, e mi hanno tolto la Essence all'OVS, cioè catrottia, quella, oddio, non parlo stamani, quella petrolio era la fine del mondo, guarda, cioè ci ho sformato tantissimo, perché poi non costano niente. Ora guarderò sul sito di Machillaia, però quando ci ho guardato stamani era esaurita, quindi vabbò, ci guarderò. Mi hanno tolto la Essence, cioè, ma vi immaginate, non c'ho più la colla per ciglia pinte. Stamani ho attaccato queste. Allora, sto cominciando un attimino a capire come usare la colla. Naturalmente c'ha i suoi pro e i suoi contro, però vabbò. Stamani l'ho messa prima di cominciare a fare il trucco occhi, quindi è stata di più sulla ciglia e mi sono attaccate meglio. Poi, che vi volevo dire? Ah, il rossetto. Amore, tanto ci sei te più avanti, cioè. Ah, sì. Sì, te la fo chiamare. Il rossetto sta reggendo una balla, tantissimo. È anche vero che non ho mangiato, non ho fatto niente. Però ci ho dato la base, cioè ci ho dato il primer labbra. Quindi casomai dovrei provare a fare senza primer, quanto reggerebbe. Un attimo, perché per 10,49€ di rossetto. Un'altra cosa. Mi ha mandato un messaggio a un sito cinese per fare una collaborazione. E la maggior parte ho preso delle tinte labbra. E bellini loro. Bellini loro. Bravo Ugo, maschio o femmina? Grande Ugo! Ugo che si sta avvicinando a Meschietti. Comunque, ora levo il cellulare perché c'è troppa gente, mi vergogno. E basta, ma lo levo comunque. E ho preso un sacco di tinte labbra, quasi tutte, di modo da provarle, di modo che poi ve ne parlerò. Comunque ora vi saluto perché c'è troppa gente, mi vergogno come una ladra. Allora, volevo girare un video, ma c'è talmente tanta gente che non posso girare, mi vergogno. Passata di qua perché c'è un po' meno gente, perché ragazzi, io mi vergogno. Allora, sono molto delusa, perché sono quant'è che siamo usciti di casa? Nei 45 minuti il rossetto se n'è già andato, con la base pure, cioè, ti prego, cioè 10 euro di rossetto, costa 10 euro una tinta labbra, la tinta labbra della Astra costa 4,90 euro, cioè. Ma dai ragazzi, cioè, tracollone della Kiko, proprio, cioè la Kiko sta tracollando, ve lo faccio vedere se riesco, ma guardate, vedete, non è che c'è rimasto granché, cioè nel senso, voi mi direte, è un rossetto e non è una tinta labbra, ok, ma io ho dei rossetti matte che veramente reggono molto di più, voi mi direte, vabbè, quelli della MAC, però insomma, comunque la texture è matte, cioè dovrebbe reggere. E non ho né bevuto né mangiato, al punto che mangi e bevi se ne va tutto.
Ora io avevo pensato di metterci una matita labbra come contorno, comunque per far sì che mi reggesse un po' di più. Figliole, qui è banda, cioè ve lo dico io, non regge un cazzo. E quello che mi scoccia il cazzo è che sto 10,45 euro di rossetto, cioè. No, non va bene. Comunque adesso siamo alla stazione, quindi devo togliere il cellulare perché vi giuro, bimbe, mi vergogno andare a giro così. Ieri si è trovato tre bimbe, ora batto la bocca, mi rovino. E si è trovato tre bimbe che hanno voluto la foto. Cioè mi fate schiantare, non è che mi salutate, niente, volete la foto. Cioè siete le meglio, mi fate imbarazzare tantissimo. E chiunque abbia una foto con me, vi prego, linkatemela e mandatemela perché le voglio vedere tutte. Va buono? Dai, vi saluto perché mi vergogno davvero troppo e... Oh mio Dio. Questo è dopo un cappuccino. Cioè un cazzo, non c'è rimasto un cazzo, eh? Allora. Dopotutto c'ho il primer. Ora passo dalla Kiko e gli fo una rospata di quelle belle, eh? A parte loro non c'entrano niente, però glielo boccio strabocciato. Guarda, un cazzo di cappuccino ho preso. Che tristezza, 10 euro buttato nel cesso. Viole, la svolta, cioè, oh mio Dio, svengo, muoio, sono la persona più felice del mondo. Allora, mi è arrivato i soldini e quindi stamattina ho fatto un acquistone, cioè muoio. Allora, come vi ho detto prima, metto adesso questo qua, che cadrà sicuramente. Prima ho visto il video di, devo sta piegata, non importa, di Eric Jobas. Allora, no, così non si vede. Ok, amo, o me lo tieni te, te scoccia? Allora, e... Poggiatelo lì. No, non si vede, non ci sta bene. Poi va bene, va bene. Allora, ed ho preso due tinte che sono... Oh mio Dio! Allora, non ho mai avuto due tinte, costano una balla. Però, oh mio Dio. Allora, ho preso le tinte di... Dior! Allora, l'ho vista stamani da lei perché io non l'avevo mai viste. E hanno dei colori che so da panico, paura, costano 33 euro. Allora, io ho preso, vieni amore, io ho preso i colori che cioè mi tocca sta tipo così. La gente mi vede. Allora, ho preso il 908 Black Matte. Ma com'è nero proprio? Non me lo dico. Non me lo di perché lo vado subito a cambiare. Però, allora, questo è il packaging. Però è un nero secondo me esatto. Allora, non è un nero 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 esagerato. Ve lo faccio vedere. Allora, guarda baby, vedi? No, è nero. È nero così. Sembrava un po' più grigio. Tu tendente ai grigio il negozio. Ma certo, infatti me lo faccio cambiare. Ok, me lo faccio cambiare. E ne prendo un altro. Quindi aspettate. E poi vi faccio vedere l'altro. Questo è da pazzi ed è il 901 Oblow Matte. Questo è da broda. Questo è da broda. Guardate cosa non è. Cioè, vedete in cazzo, però. Allora, vado subito a cambiarlo. E di ritorno. Allora, l'ho cambiata per il semplice motivo che come black c'è pure quello della Kiko. Quindi non posso, cioè, non mi sembra giusto spendere 33 euro per un black che trovo a 7 euro. E quindi ho preso questo, che è il Actic Matte 862. Comunque, allora... Questo è già molto meno, per esempio il nero era straomogeneo, mentre l'altro un po' meno. Invece questo è questo colore, sono le mie prime tinte labbra con le palle serie, insomma. Vi faccio vedere, lo scovolino è questo, io non l'ho ancora provato perché voglio vedere quanto regge questo. E vi faccio vedere il colore, eccolo qua. Baby, ti piace? Questo non è nero. No. No, il nero l'ho dato via. Eccolo qua. Quello era un po' sul grigio. Quale? Quello che mi ha fatto vedere dentro. Sì, è quello che è quell'altro. È vero, sembrava grigio. Era quello, il nero l'ho dato via. Comunque, i colori sono questi. E Ricoba mi sembra l'abbia sponsorizzati bene. Perché poi, se non mi sbaglio, per l'appunto
in quel momento mi stavo parlando alla mamma, bla 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 bla. A questo punto ci potremmo, amore, possiamo pure andare a prendere il microderma per farti il microderma. Vabbè, comunque, sono strafelice, happy, shalala. Quindi vi mando un bacio, ricarico la scheda e poi vi faccio un regalo. Quindi devo pensare anche al vostro giveaway di Natale. Io, Aline e Ugo vi salutiamo. Ugo, vieni qua, saluta le cine. Con Aline. Aline, vieni qua. Aline, io non lo chiamo mai Aline. Anzi, ultimamente sì. La bimbe. Allora, veloce veloce, guardate da stamattina cosa c'è rimasto. Niente, cioè, totalmente niente, ancora non abbiamo mangiato. Mangiamo adesso e lui se n'è già andato. Adesso ci mangiamo la pizza. Guardate che quel tipo di pizze. E quindi niente, rossetto della Kiko da 10,45€, bocciato di brutto. Dai, vi saluto, il vlog lo finiamo qua. Spero di riuscire comunque a guardare il pallino. Se qualcuno ha qualche suggerimento, questo pallino vedremo. Ho comunque un video da fare, perché stamani ho visto il video di Develena e mi è piaciuto l'argomento, e siccome mi sembra un discorso intelligente il suo, voglio dire quello che penso. Quindi ne ho un monte da fare, ma se non trovo qualche edita video, che se avete comunque qualche programma da suggerirmi,